Erano presenti anche i ragazzi della Marco Polo al corteo di Libera Radici di Memoria Frutti d'Impegno dello scorso 22 marzo. Una delegazione di giovani studenti è giunta a Latina e si è unita ai 100.000 in marcia contro le mafie. In occasione del corteo, gli alunni hanno realizzato delle composizioni di frutta ispirate al tema scelto per la 19ª edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno, il ricordo delle vittime delle mafie. Tra i partecipanti anche l'assessore all'ambiente del comune di Ariccia, Fabrizio Profico, che ha ribadito l'importanza del ruolo della scuola nel contrasto alla camorra. Dobbiamo assolutamente favorire nelle scuole un'informazione giusta e una partecipazione giusta proprio per portare i ragazzi verso una visione della democrazia e della legalità sempre più alta. Il corteo ha sfilato fino a Piazza del Popolo per il momento clou della giornata con gli interventi dei relatori che hanno preceduto il saluto finale di Don Ciotti. Proprio il parroco anticamorra ai nostri microfoni ha dichiarato che anche i più giovani possono nel loro piccolo contribuire a sconfiggere le organizzazioni criminali. Al termine della manifestazione gli alunni della Polo si sono sentiti maggiormente sensibilizzati e soprattutto motivati a prendere parte ad eventi di questo tipo. Secondo te cosa potremmo fare noi per sconfiggere la mafia? L'unica cosa che noi potremmo fare è unirci e superare tutte le paure che abbiamo e riuscire ad affrontare tutti i nostri timori, quindi unirci per avere libertà e solidarietà ed evitare queste cattiverie che purtroppo sono sempre più frequenti al giorno d'oggi. Dopo la marcia di stamattina, cosa pensi di poter fare per combattere la mafia dal tuo piccolo? Beh, bisogna iniziare a non nascondersi nelle proprie case, ma iniziare ad uscire e combattere, perché non possiamo continuare a vivere in questo modo.